Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua con FIFA 23 e il nostro amato Parma e il nostro mister Allegri. Allora, mercato in entrata concluso, abbiamo iniziato il campionato purtroppo con una sconfitta contro l'Atalanta, una sconfitta che brucia tanto perché onestamente non ci meritavamo una sconfitta, onestamente parlando. Comunque, ora testa alla Salernitana, mettiamo Teze anche perché voleva giocare, ma anche perché Timber è stanco, di conseguenza potrebbe essere un'ottima scelta. E che dire, contro la Salernitana io non dico che dobbiamo stravincere, ma Ci almeno siamo, dopo i tanti una rumors che hanno vittoria me preceduto l'acquisto di l'aspetto, questo giocatore, onestamente un risultato parlando, importante, quello del eh. debutto Una alla prima vittoria me squadra della Mitchell, l'aspetto, c'è lo scontro da che Rubin, dite? cornice ideale per il Anche Lecce che perché sta se per avere vogliamo inizio, competere per il chiudono campionato la devoluzione con quest'anno delle Adani, pronti a sarebbe il buttare caso di all'incrocio con vincerne Sorrentino, qualcuna di torna spettacolo in base. Serie A con tutte le Bravo Teze, emozioni, subito si fa valere. entrambe Chiesa. le squadre hanno qualità, cosa che almeno sulla Vai carta Chiesa. sembra garanzia di spettacolo, sta a Vai vedere. Chicco. Esordio da dimenticare per la formazione ospite. No, È ancora presto, ovviamente. Pallone in gioco, attenzione. ma... No. Mi sta ripresentando un bug che la play ultimamente mi dà. C'ho il cavolan connesso. E mi dà cavolan connesso in continuazione. Guardate, cavolan connesso, cavolan connesso, mortacci sua. Un attimo, arrivo. Tra l'altro la traversa di Chiesa veramente fa male al cuore, ma dettagli. Ok, ho staccato il cavolan e sembra funzionare. Come si suol dire nella tecnologia, o si dice stacca e rimetti, oppure spegni e riaccendi. E tutto funziona. Comunque, stavano dicendo... Stavano dicendo che la traversa di Chicco Chiesa fa male al cuore, onestamente. Paquetà. Ma perché così? Ma perché così? Ma perché così? Allora, dobbiamo essere calmi. Autissimo. Prova a farsi vedere in avanti. Il pallone per il Maccabi. Mamma mia. Voleva davvero trovare la Rischio potenza per sbattere incredibile. fuori un suo Salernitana compagno. vicino al Allegri ha voluto vantaggio. un gol tutto potenza, ma non gli è andata bene. Allen. Mukoko. Ma porca. Sei troppo allungato questo Allen segna il suo controllo. debutto ufficiale con questo club. L'occasione per lasciare subito il segno. È arrivato l'esterno che stavano cercando, Pier. Giocatore che Atese. dovrebbe fornire diverse alternative al tecnico. Niente, Molto non pericoloso in area. riusciamo, non riusciamo. Dunque sullo 0-0. Era una conclusione Infortunato per poterlo Mateta. fare meglio, Pier. Non si possono sprecare così Infortunato pallone. grazie a Tese che... Tese che ha fatto un intervento un po' criminale, ma vabbè. Ma vabbè. Il gioco ci punirà per questo, già lo so. Occhio a Mukoko. Camavinga. Guadagnano terreno, occhio. Ma perché non riusciamo più a fare i Recupero passaggi? il Scusatemi, possesso, interrompendo l'azione che stava eh. diventando C'è pericolosa. qualcosa che non va quest'oggi. Taglietto da No, rivera con vabbè. questo lancio, attenzione. Bravissimo Palla piena anche Casale. qui in area di rigore, palla piena. Bravissimo Casale. Camavinga. Occhio a Mukoko, è Camavinga. partito. Erroraccio, Mukoko. Attenzione, può nascere Ma una bella poteva approfittarne portata. un pochino meglio qua, Mukoko, eh. Se l'è fatta veramente scappare in malo modo. No, Nuno. E dai, eh. Bravo Teze. Ancora Nuno. La passa a Chicco Chiesa. Chiesa, partimi. Niente, Paquetà oggi mi sbaglia i passaggi più semplici che non ha mai sbagliato in vita sua. È Riconquistano palla. incredibile. Seppure Paquetà sbaglia i passaggi. Si è messi molto male, molto male. Bravo Camavinga. Chiesa. Mukoko. È Il passaggio. partito. Mamma mia. Bravo Palla Camavinga. Paquetà. intercettata, nuovo possesso. Paquetà. Rete! Il Paquetà. Si fa 1-0. perdonare con questo bellissimo gol. Grande Paquetà. Gran bel gol. Posso perdonarti. Posso perdonarti. Per il Perché momento, mostra come bello, possa bello, fare un bello. pressing Siamo avanti. esagerato e Siamo efficace. Hanno avanti. recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Molto bene. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. La palletta per Abada. Bravo Si affidano a una fitta rete di Skriniar. Nuno. Non riescono a Quanto tenere il cavolo è passo. veloce, Nuno? È velocissimo. Chiesa. Ah, oh, Chiesa. E dai, eh.
Non puoi farti sorpassare in velocità, Chiesa. Tu no. Mi spiace, ma tu no. Ancora Chiesa. Che risultato li vede costretti a rincorrere. Che passaggio è? Chicco? Ma che passaggio? Mamma mia. Oh, comunque ragazzi, oggi siamo molto poco lucidi, onestamente, nei passaggi, Molto. Stiamo vincendo, però... Ehi, sono un po' preoccupato. Questa scarsa lucidità non mi piace. Appunto. Stavo a D. Che non mi piace. No, Nuno. Fortuna che Nuno è talmente veloce che anche se lo superi ti riprende. Meravigliosa questa cosa. Veramente meravigliosa. Non riesco a spazzarla, non è finita. Bravo Camavinga. Bravissimo il porterone. Il nostro portiere Blanco, se non sbaglio. Ma ancora Blanco. Bellissima la ripartenza. Allen. Camavinga. Mukoko. E palletta di Camavinga, ragazzi. No, ma... Che parata. Che parata, oh. Che ha fatto questo, veramente. Chiesa. Cosa sta succedendo? Non si sa. Camavinga però lì deve arrivarci. No. Ma che passaggio ha fatto questo? Oh. Ma chi sei? Toni Kroos? Luka Modric? Bravissimi. Zaccaria. Mukoko. Però devi andare Chiesa. Non è che devi guardarmi, Oggi Chiesa è un po' sottotono. Bisogna essere onesti. A parte la traversa che ha beccato con un gran bel tiro, il resto tutto da rivedere, Poco esplosivo oggi Chiesa. Poco esplosivo. Mukoko. Per Camavinga. Vede Allen. No, c'è sto portiere che sta a fare delle cose impensabili. Allora, Chiesa un po' fuori dal gioco. Mettiamo Kvara e Sule. Mettiamo pure Kostic, Caio e Ilic. Quattro cambi fatti. L'ultimo cambio mettiamo Camara. Che c'è un Zaccaria un po' stanco. Allora, 70esimo, manca poco. Alla fine, Camavinga. Il corner di Camavinga. Ancora nostra. Bravo Tese. Camara. No, Tese. Tese, che cazzo. Si passaggi, però Tese no. Guarda questo, guarda. Che gli ha fatto. Potrebbe trovare il pari. Bravo Tanganga, eroe. Ripartiamo, Sule. Caio, devi andare. Caio. No, vabbè. Tanganga. Come se l'è allungata Tanganga, scusatemi, Ma come se l'è allungata Tanganga, parliamone. No. Non si arrendono, vogliono almeno il pari. Può essere uno degli ultimi assalti del match. Ma quanto dura sto vantaggio, signorina? Ma quanto dura sto vantaggio? Correttamente. Che fatica, oh. Salernitana tosta, Ma nessuno si fa vedere. Ma è una roba schifosa oggi. Kvara. Kvara. Forte sempre, ma poi da subentrato, ragazzi. Ne vogliamo parlare? C'è riserva di lussissimo. Caio si gira? Niente, c'è sto Steffen che mi sta facendo girare tutto quello che si può girare. Caio tua. Niente, c'è ancora Steffen, no. Sto portiere mi sta facendo veramente arrabbiare oggi. È incredibile. Oh Caio, devi andarci. Ah, porca. Cos'è? Ma cos'è? Vabbè, raga. È andata, raga. 1-0, ma con quale fatica? Onestamente, una fatica... Troppa fatica. Per quello che sei visto, troppa fatica. Se tiri a 11,
avremmo meritato anche un 2-0, anche di più in realtà, perché abbiamo fatto dei tiri veramente interessanti, ma il portiere oggi era in grande forma. Chiesa sottotono, che poi debutto, non è un debutto, ha già giocato Chiesa la prima partita. Timber, ma già, ha già esordito. Ma questi fa le domande per caso? Ma ci guardano alle partite queste o fan finta? Fan finta, dai, non c'è altro, non c'è altro, non c'è altra scelta, non c'è altra, come dire. Vabbè, avete capito. E vabbè, non abbiamo vinto, no? Tese, abbiamo vinto. Qual è il problema? Finché si vince c'è speranza. Allora, si va via Marino. Va via Marino 5-2. Beh, altri soldini che entrano nelle casse della società. Marino venduto, offerta per Tese, manco ci guardiamo perché tanto non ci interessa, non lo vendiamo Tese. Invece Marchetti, Giuseppe Marchetti, ma per me può anche andare, tanto che ci sono rifiuto. Marchetti può anche andare tranquillamente proprio, tranquillamente. Vediamo un po', offerta per Ivi 128 milioni, porca miseria che offerta. Era un'offerta interessante quella, eh. Chi è Marchetti? Se ne va Marchetti? Buon Marchetti ad Austin FC. Buono, buono, buono. Marchetti Tese offerta, ma non ci interessa. L'offerta per Tese, onestamente, non ci interessa. Offerta per Umberto Esposito, 10 milioni e mezzo. A rega. Che sono io per dire di no? Vai, vai, vai Umberto. Vai Umberto, vai. Vai e stupiscimi. Mancano 6 ore. Ora fra poco 5. E che succederà? Intanto mi sa che Esposito sta andando via. Il vecchio Umberto Esposito. Che comunque era un buon prospetto. 75 d'overall esterno, ma... Gianmarco Ricci, 1.800.000. Accettiamo l'offerta. Assolutamente sì. Buonissimo. Se si riesce ad andare via, è una... Abbiamo fatto un mercato in uscita molto buono, eh. Veramente molto, molto buono. Ricci, un'altra offerta per Ricci che lo vogliono tutti, Gianmarco. Lo vogliono tutti. Lo vogliono tutti, Gianmarco. Ricercato il buon Gianmarco. Eccolo, mi sa lui, eh. Gianmarco Ricci va allo Stoke City. Beh, beh, beh. Intrigante questa cessione, eh. Veramente intrigante. Ricci venduto. Ok, beh, direi che in realtà abbiamo fatto quasi tutte le cessioni che dovevamo fare, di base. Penso di sì. Adesso manca un'ora. Vabbè, arriverà l'offerta. Tommaso Franco, ma non c'è tempo per chiuderla, mi sa. Non c'è tempo per chiuderla, e questo è il problema. E questo è il problema, ragazzi. Non so se ce la faremo. Speriamo. No, mi sa che non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mi sa che non ce l'abbiamo fatta. Cioè, ora mi arrivano le offerte? Ma fate sul serio? Sulè, ragazzi, sulè, per favore. Non scherziamo su sulè. Non scherziamo. Dai, non posso. Tese. Ma vai a lavorare, vai. Non ti venderò mai, Tese. Non ti venderò mai, Tese. Tommaso Franco. Ti andrà via a gennaio a questo punto. Giustamente. Comunque. Ma Carlo Silvestri, da tanti giovani. Raga, purtroppo i giovani non possiamo più farli crescere ormai. Cioè, l'ultima stagione. Giocatori rimasti. 24, raga. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, eh. Moukoko in scadenza, scusatemi. Prima che... Cioè, prima che si... No, che aggiungi? Ho sbagliato, ho sbagliato. Delega rinnovo, 4 anni. Perfetto, Moukoko rimane. Giusto per essere sicuri che non abbiano impatto sul morale questa dubbia conferma. Io non vorrei mai, quindi per carità, rinnoviamo il sto contrattino. Gara da non perdere, Allora. manca poco all'inizio. È Contro chi davvero siamo? il momento Non della ci ho verità. guardato, Prova a cominciare. onestamente. Fiorentina? Dico male? Fiorentina, no?
Fiorentina, Fiorentina, una bella squadra. Poi dopo abbiamo l'esordio in Champions. Finalmente la Champions. Non ho mai giocato quest'anno. La Champions, interessantissima. Comunque Zaccaria non mi sta piacendo molto. Dai però, un tiro, un gol. Un tiro, un gol. Zaccaria non è che mi sta proprio impressionando tanto, onestamente. Cioè, ha fatto un tiro, un gol, veramente. Monteanu. Ma come si pronuncia, raga? Per favore, eh. Facciamo la fine del PSG. Tanti giocatori forti, poi che si fa? La figura dei cioccolatai. Per favore. Almeno il PSG vince il campionato francese. Vabbè, che hanno una squadra che se non vinci quello, che cavolo, cosa giochi a fare? Però, però la, cioè, la morale un po' è quella. Sempre una grande campagna acquisti. Poi arriva in Champions dove la voglio vincere tipo a 34.000 anni e poi non vincono niente. Non facciamo la stessa fine, per favore. Ah, oh, ma raga, però c'è, siamo anche molto sfortunati davanti alla porta, eh. C'è da dire che davanti alla porta siamo una roba quasi imbarazzante dalla sfortuna che abbiamo. Bravo Zaccaria che intercetta. Smentiscimi. Allen. Camavinga. Cosa fa Allen? Perché non tira? Ho premuto 158 volte, Allen. E non mi hai ascoltato. Perché? Perché mi fai questo? Perché mi fai questo? Chiesa. Mamma mia, Chiesa, però. Amico mio, non è che è proprio, eh? Dai, su. Per quanto io abbia stima di te, ma beh, non ti vedo molto presente ultimamente. Bella palla per Tanganga. Mukoko. No, vabbè, cioè io non so che dio. Oggi i portieri sembrano tutti forti tranne i miei. C'è una roba assurda. Camavinga. Paquetà. No. Stiamo spingendo in attacco. Ancora Allen. Per Timberone. Timber. Che gol ha fatto? Per chi segue Falconero, Timber è un giocatore meraviglioso. Lo sappiamo, io sono un grande fan di Falconero, quindi quando ho visto Timber che potevo comprare, ho detto vabbè, ma sai che c'è? E infatti, che giocatore. Ma che giocatore Timber. Ha fatto un colpo. Vabbè, qui il portiere ha fatto una mezza papera in realtà. Cioè, ci sono momenti in cui i portieri fanno cose, boh, tipo fantascientifiche. Momenti che fanno, non fanno parate che sembrerebbero più semplici del previsto. Non capisco sta dinamica, ma ok. Vai Allen. Niente, Allen non ci va. Tanganga, vola. Vola Tanganga. Non è fuori gioco. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Non è fuori gioco, scusate. Ma la difesa dove sta? Forse era meglio farlo uscire il portiere del tutto. Perché pensavo mi facesse un pallonetto. Invece non me l'ha fatto. Ma Mendes però veramente anche tu. Fai finta. Che inizio di stagione veramente complesso, eh. Vabbè, la squadra un po' cambiata, giustamente. Bisogna ancora prendere un po' le varie distanze. Però l'anno scorso mi sembrava più forte la squadra. Guarda Mukoko. Niente. Cioè, paradossalmente, l'anno scorso mi sembrava più forte come squadra. Giocava molto meglio. Quest'anno la vedo un po' spenta, questa squadra qui. La vedo un po' spenta. Non va bene, non va bene. Qual è il problema, ragazzi? Chiesa, fuori gioco. Ho fatto il passaggio troppo tardi e ho sbagliato. Peccato perché aveva fatto il movimento giusto per evitare il fuorigioco. Palla persa. Camavinga.
attende il momento giusto per scaricare il pallone. Cosa? Fuori gioco, chiamato dall'assistente. Fuori gioco. Ma sul serio? Puntellare la rosa, questo era l'obiettivo della dirigenza dell'Inter, oh, che ha deciso di scommettere dunque su questo calciatore. Si sono assicurati un elemento di valore anche vabbè. Oh. Questo è un professionista serio, è in grado di far fare il salto di qualità a questa squadra. Cosa fate? Cosa? Mamma mia, ragazzi, però facciamo delle cose da film dell'orrore, cioè, a delle volte mi spiace dirlo, ma Chiesa, o Chiesa, Chiesa, fatti vedere, ti prego. Dimostra ciò che sei, Chiesa, dimostra ciò che sei, dimostralo. Chiesa, 2-2. Che gol. Bello. Allora, ragazzuoli, Chiesa mi è un po' stanco, ma io punterei ancora su di lui. Mettiamo Ilic per Paquetà. Mettiamo per il momento, non lo so, ragazzi. Lasciamo così. Lasciamo così, tre cambi. Poi ci pensiamo, eh. Comunque Miretti me lo devo portare, perché mi serve spesso. Non gioca mai, poveraccio. E non è un giocatore scarso, di Vale, eh. Vale, vale il fatto che debba giocare. Fiorentina che si affida a una buona rete di passaggi. Bravissimo. Sule. Camavinga. Mukoko. Intrigante questa palla. Mukoko? Niente, Mukoko non mi è molto attivo alle volte. Oggi Mukoko un po' giù, eh. Tanganga, intervento bellissimo. Un gran bel intervento di Tanganga. Cambia qualcosa il tecnico della Viola. Ancora Tanganga. Sulè. Occhio al tentativo. Vai da solo. Vai da solo, sei fresco, Sulè. Occhio qui al contropiede. Ma che chance su calcio. Mukoko, devi stare più indietro, così te la passo un pochino meglio la palla, se no così faccio fatica, eh. Ancora Timber. Niente, Timber non ci arriva. Ilic. Il rinvio. No, era tutto bello. La Chiesa è ufficialmente morto. Varaschelia, vai. Allora, Camavinga batte Sulè, non ci arriva bene. Che palla del Menga è questa? Grande calcio targato eSports. Oh. Come vedete non si ferma, è in programma un'altra sfida pronta a tenervi incollati alla poltrona. Beh, è fallaccio qua, Kvara. Guarda Caio, che palla di Ilic. Occasione d'oro. Camillo George! 3-2 Parma. 3-2 Parma. Gol meraviglioso. Ilic ha fatto un passaggio, ma un passaggio, ragazzi, splendido. Passaggio splendido. Dai, l'abbiamo ribaltata. Che fatica, oh. Difficile questa partita, molto complessa. Quest'anno si sembrerebbe un campionato molto, molto difficile. Bravissimi. No, guardalo. Vabbè. Va bene lo stesso. 3-2. 3-2 va bene lo stesso, veramente. Mamma mia. Mamma mia. E siamo quota 6 punti. Caio ce l'ha svolta, definitivamente. Cioè, Caio, più che altro anche Ilic, ha fatto un'invenzione non di poco conto. Non di poco conto. Timber può far di più? Ma può sempre far di più una persona. Match equilibrato. Insomma, non direi in realtà, cioè, non direi proprio equilibrato, ma me la stavo meritando, dai, a parte tutto. Oh, la Champions finalmente arriva in tutto il suo splendore. Questa è una competizione che
da buon juventino, sempre paura ad affrontare. Allora, Allen, dai, vai, Allen, per favore, su. Gioca meglio su lei, vuoi anche lo stipendio aumentato. Ah, fa l'umile, Allen, fa un po' l'umile. No, sono tutti stanchi. Vabbè, oggi tanto le riserve sono forti come titolari. Quindi di base non è che sia un grossissimo problema, eh. Assolutamente no. Non è un grosso problema. Facciamo così, facciamo così. L'unico è Blanco che non è stanco. Per il resto sono tutti stanchi. Blanco no. Blanco, detto il cavolo, è un portiere. E basta. Squadra c'è. Siamo pronti per affrontare il Salisburgo con De Ketelaer attaccante, punta centrale De Ketelaer, ragazzi. Attenzione a De Ketelaer. Attenzione a De Ketelaer. Esordio in Champions per questo Parma dopo tanti anni, tantissimi anni. E dall'ultima sua apparizione storica. E niente. Il buon mister Allegri ha portato il Parma in Champions. Si gioca tra Parma Sule. E Lipsia. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti. Perché no, bravo, ci siamo. Ancora Sule. Tenta il cross per Varaschelia. Tese di testa. Camara. Ottimo l'intervento. Bruttissimo passaggio di Camara, onestamente. Ma Wirtz si è tipo autolanciato, ma davvero fate. Thiago Alcantara. Bravo Teze. Miretti. Perilic. Kvara. Guarda Caio. Buonissima la palla. Sule. Ma no, così. Non così, raga, però, non così. È senza dubbio il match clou di questo gruppo. È uno dei più il match clou? È vero, ma il girone è Rangers, Slavia Praga e Salisburgo. Vabbè, dai, sulla carta, ragazzi. Stiamo zitti un secondo. Però sulla carta non dovrebbe essere un girone troppo complesso, eh. E fu così che noi uscimmo subito. Però sulla carta siamo messi abbastanza bene. Caio. Prova a far salire la squadra. Nulla da fare. Pallone che esce. Non era affatto male. Non era affatto male il tentativo. Siamo già contro la più forte del girone, ragazzi. Oggi vediamo di che pasta siamo fatti. Allora, se sarà un girone complesso o se si possono fare grandi cose. Tenta l'imbucata qui per il compagno. No, Ilic. Tenta un gran bel gol. Varaschelia dalla bandierina per Caio. Camara la giusta. Torna il possesso del bravissimo. Possono passare. No, Ilic, no Ilic. Alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Voce miracoli oggi ne ho visti tanti, per il momento. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un problema. Camara. Mazza, che piedi. Non era posizionato bene col corpo. Che piedi Camara, porca miseria, oh. Mamma mia, se questo è il livello. Ha messi a caro amico. Percentuali altissime di possesso Caio. Per il Parma nell'ultimo quarto d'ora. Non è stato. Vai Allen. Su lei, buonanotte. Hanno sbagliato troppo là davanti. Kvara di testa. Miretti. No, vabbè, io non ci credo. Ma io non ci credo. Io veramente non ci credo, ragazzi. Sfortunati nell'occasione precedente. Conclusione il palo di Miretti. Sembrava fatta per il gol del vantaggio. Niente, Miretti non riesce a buttarla dentro questa palla. Ci prova in tutti i modi, ma per farsi vedere anche dal mister. Vediamo come sfruttano il contropiede. Buono qui il giro palla del Lipsia. Occasione per il contropiede. Ricci però far male. Si mette sulla traiettoria. Dai. Un minuto. No, ma non puoi fischiare ora, vabbè. C'era su lei che forse si stava inserendo. Era intrigante quella opzione lì, era molto intrigante. Comunque 0-0, vabbè, non è malaccio. Stiamo giocando molto bene, concentrati, con un po' di riserve. Anzi, tutte le riserve a parte il portiere. Però stiamo giocando bene.
Se però ragazzi, qualcuno che si proponga, cioè. Bella palla per Caio. Buonissimo! Buonissimo! Sule! Parma in vantaggio. Gol meraviglioso. Gol meraviglioso, raga. Cosa ha fatto Caio Giorgio? Un cross meraviglioso che. All'ultimo secondo, portiere che non esce inspiegabilmente. Anzi, esce molto male. Poi dopo. E Sule non può sbagliare. 1-0. 1-0 su lei. Vice tua. Cosa fai? Perché? Bravo, c'è Scalvini. Ricci. L'intervento e il recupero del pallone. Caio. Ah. Virz. No, 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 no. Il tocco per Lucas Hernandez. Sacca. Ha del pallone che può valere Mamma mia, qualche mamma mia. situazione. Palla che si stampa sul palo, attenzione. Occhio Niente, al tiro. dovevamo segnare per forza. È arrivato il pareggio. Chi ha fatto gol De Ketelaer? Il pressing ha funzionato perfettamente. De Marcando Ketelaer, subito vabbè, sul palo. me l'aspettavo. E poi hanno costruito l'azione che ha portato poi al gol che Vabbè, stiamo non è una vedendo. tragedia. Siamo Non è una sempre tragedia. pronti grazie al gol dell'1-1. Anche un pareggio oggi ci andrebbe bene, però non mi accontento. Non mi accontento. Ma che sfiga però. E che Non la tiene. è? Ilic. Attenzione al tiro. Tiraccio. Sicuro il portiere. Intervento non difficile. Veramente un brutto tiro di Ilic qua. Poteva fare meglio anche lui. Sembrava E aperto. Caio. Con quale raffinatezza. Vara. Cos'è? Che cosa stiamo facendo, ragazzi? Che problema abbiamo? VAR ha fatto un colpo di testa abbastanza Hanno deciso un inspiegabile, colpo importante con onestamente. l'acquisto di un calciatore sul quale Caio. c'erano gli occhi anche di altri club. No. Stiamo parlando di un prospetto dal grande futuro, Mamma mia, all'età di no. diventare uno dei migliori del suo ruolo, numero Bravissimi. uno. Deve lavorare ancora parecchio, ma il tempo è dalla sua parte, tutto. Kvara. Cos'è? Arrivato il gol, ma il pallone è terminato Cos'è largo. Kvara? Cos'è cazzarola però? No, no, devo fare dei cambi. Allora, il più stanco è Sule. Mettiamo Allen. Camara è molto stanco. Anche Ilic. Pure Caio. 3-4. Anche Ricci. No, no, no. Allora, no. Mettiamo Mendes. Va bene così. C'è il cambio in Un po' di arrivo. cambi. Moukoko, dai, che ci fa il gol della vittoria. Speriamo. Sarebbe una bellissima soddisfazione. Kvara. Il cronometro Mamma corre, mia però. devono sbrigarsi se vogliono trovare il gol. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Bravo Ricci, che intervento. Bene, palla recuperata. Allen. Per Miretti. No, Con Miretti. grande personalità Se fermata la la fa palla. rubare. Se la fa Palla di scippare. ripartenza. Miretti. Risultato ancora in bilico. Un gol e cambierebbe tutto. Entrambe le tifoserie Vai sperano Allen. ovviamente di poter festeggiare al No! tripudio e non si stanno certo Avevo risparmiando per cambiato. sostenere la propria squadra. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Avevo cambiato traiettoria della Sembra corsa. ventagliata cambiare Apposta gioco. per. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Niente, pareggio. Che Caro compagno, comunque. Che finisce col comunque. pareggio Non è con una brutta coperta. notizia. Va bene a tutte, Calcolando bene. che L'operativo il è non perdere, Salisburgo è la non migliore mollare. del girone a parte noi, ci può stare. Abbiamo dominato, meritavamo un risultato più proficuo, però non farei drammi. Buona la prima, mettiamola così, discreta la prima. Due ottime difese, che è vero, assolutamente. Certo, il nostro obiettivo è vincere sempre. E beh, che cavolo. Hernandez non mi interessa, però sì, un ottimo giocatore. Va bene. Va bene, va bene. Allora, che è successo? Giovane rescinde il contratto, va bene. Le vittorie arriveranno su lei. Hai fatto gol, sei stato bravo. Non ti posso dire nulla. C'è il Pisa che è terzo in classifica.
inspiegabilmente, un po' come l'anno scorso che il Pisa cos'era, secondo o primo, non mi ricordo. Insomma, mi ricordo questa dinamica in cui c'era tipo il Pisa che era in alto in classifica, io che mandai tutto a cagare, cioè, perché giustamente, no? Quindi Pisa, che in teoria è una buona squadra sulla carta, perché si sta confermando anche quest'anno, insidiosa. Vediamo un po', vediamo un po'. Chiesa, Moukoko. Quest'oggi si respira un'atmosfera Moukoko fantastica. ci Ieri prova. le squadre guardano. E c'è il gol! Il portiere qui non l'ha nemmeno vista. Ma che cazzo? No, non ci credo. Ma io non ci credo. Qualche partita sottotono per Moukoko, ma quando si accende, si accende. Essere rivista. Ha fatto Potenza, decisione e un una pizzico di sana follia. trivela Sembrava tra. Vabbè, è il marchio di fabbrica del Parma. Trivela ormai. C'è niente da fare. Non c'è niente da fare, veramente. ed ecco dunque Meraviglioso. arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Partenza importante. Primo tiro, primo gol. Ottimo intervento in copertura. Dai, Poco? Occhio a Che questa palletta di sinistra, Camavinga. Che controlla, può andare in porta da lì. palle. No, ma Finisce co. sulla Ma non traversa. ci voglio credere. Il gioco prosegue. Ma la palla di Camavinga ne vogliamo parlare? Tentativo La precedente palla fuori così. gioco dal palo e poteva essere il gol del più due che avrebbe disegnato Dov'è uno che si scenario. vede? Magari saranno più fortunati la prossima volta. Stai zitto. Attaccano con più elementi. E Paquetà. sono in pericolo. Palla che Bello. supera la traversa. Un capolavoro. Un capolavoro veramente. Richiedono la linea perché è cambiato il punteggio nel match della Ancora Sampdoria. Chiesa. Sentiamo come. Prima rete del match per la Sampdoria. Si sblocca dunque il match 1-0 quando se n'è andato del Niente. primo quarto d'ora. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Se non ho capito male, c'è Bravissimo stato un calcio di Tanganga. rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. È stato fischiato un calcio Camavinga. di rigore per la formazione ospite. Hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Conclusione che si è persa abbondantemente. La Moukoko prende ci prova. bene. Ah. Spinge addentro, Buono, decisiva buono, questa buono. rete. Stiamo meritando di più. No, Tanganga, non mollarlo. Spazio per andare. Non mollarlo, Pericolo bravissimo. evitato, molto buono qui il lavoro difensivo. Bravi. Allen. Moukoko. Tanganga. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata. Ci prova? Passa al centro. Oh, Conclusione ma imbattuta. che è la muraglia cinese il Pisa? Veramente? Fa una copertura incredibile. Tanganga c'è. Ok. No, Capisce Moukoko. tutto, intercetta palla. Occhio Zaccaria. Per Chiesa. al movimento dei compagni. Chiesa. Si accentra. Attenzione a Chiesa No, che vabbè, sfiora ma che è dentro sta la rete, storia, oh. ancora in campo. Ma che è Il sta portiere storia Pisa parte dice 2? di no. Due traverse, ben beccato. Due traverse in 40 minuti. Potevamo essere 3-0. Angolo battuto, Non palla in ci voglio mezzo. credere. Libera male sul traversone, occhio. Timber. L'hai visto? Pacchetta. Conclusione intercettata bene dal portiere. Oggi i portieri sono qualcosa di assurdo, veramente, incredibile. Chiesa di testa proprio non è Spazio la dietro. sua specialità, ecco. Mettiamola così. Allen Allen. ci prova. Va da solo. Avanza palla al piede. Prova la traccia interna. Chiesa ancora. Bloccata bene dal Se portiere. Chiesa è un fire, vuol segnare. Si andrà avanti a giocare per Lo altri vedo 60 carico. secondi. Molto carico. 1-0. Allora, siamo Finisce qui la prima metà in di campo. Squadre vantaggio. che abbandonano il terreno. E ci sta. E ci sta. Però bisogna stare attenti, perché comunque. Ci sta mettendo un po' in difficoltà il Pisa? No, però non riusciamo a segnare. Quindi sull'1-0 fidarsi non è bene. Non è un risultato che mi dà molta sicurezza, per niente. Basta un tiro in porta Riesce a per muovere il il pallone, a Pisa. Anche crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. per noi, però. Sfugge bene la marcatura. Cross che viene intercettato. Moukoko. Allen. C'è il pressing. Guarda Moukoko. Questo Che giocatore è la seconda stella di Club palletta. Hammer. Giocherà con la maglia degli Hammers. Bravi a strapparlo dal cuore. Bravissimo Moukoko. Lo stavo Per cercando Chiesa? da un po' di No, tempo. Era vabbè. uno dei nomi segnalati
segnalati ai dirigenti proprio dal tecnico. È un ottimo acquisto, Pier. Serviva un giocatore. Ha preso un pallone meraviglioso. C'è la possibilità della ripartenza. Sembrava fatta Casale. Più due, ma è il portiere che ha detto no. E al tentativo dell'avversario. No, che sfiga. Il rimpallo bruttissimo. Vabbè, dai. Rimessa per loro. Allora, la squadra come sta messa? Abbiamo un Tanganga molto stanco. Però non c'ho cambi. Al massimo metto Sessegnon, anche se non è la sua fascia, va bene lo stesso. Poi abbiamo il resto ancora abbastanza in forma. Spedendo il pallone in out. Bravissimo, Tanganga. Anzi, Sessegnon, scusate. Allen. 2-0. Gran bel gol di Allen, veramente. Bravi ragazzi. Oh, sono più tranquillo? Sì, dai, devo dire che sono più tranquillo. Ora Allen. Mukoko. Bravissimi. No, non ci credo. Non ci credo. Allen, niente. Zaccaria. Ah, non era fuori gioco? Pensavo fosse fuori gioco, mannaggia me. Allora, a sto punto faccio giocare Idic, Camara, Caio e Kvara. Ok, facciamo un po' di cambi. Che direi che ci sta. Visto che mancano solo 19 minuti ed è molto poco per FIFA. Dato sui tiri sottolinea perfettamente la loro ottima vena realizzativa. Hanno trasformato in oro Mukoko. Mukoko ha fatto un tiro, ragazzi. Mukoko, ma ha fatto un tiro veramente speciale. E la chiude, tre punti importantissimi oggi, perché Pisa poteva essere un avversario temibile, tant'è per fortuna che con questi tre punti li abbiamo superati in classifica. Che è la cosa più fondamentale. No, dove cazzo la vai, Vendes? Dove è passata sta palla? Bravissimi, Timber e Blanco. Tutt'altro che irresistibile, facile per il portiere. Caio. Allen. Sessegnon. Caio. Un buon colpo di testa. Cosa fa in Pisa? Oh è fallo. Niente, non... Mannaggia, era fallo. Dai. L'arbitro estrae il giallo per questo intervento. Che vergogna. Non era un fallo cattivo, però la munizione ci sta tutta. Reinier. Riceve Reinier. Legge bene la traiettoria e riparte. Ci sarà solo un minuto. Bella palla per Kvara. Caio. Per Allen. No, Allen. Che te magni, Allen. Ma che te magni. Vabbè. 3-0. La squadra si sta un po' svegliando pian piano, eh. Ci vuole tempo. Dopo tanti cambiamenti. Vabbè, 17 tiri a 1. Non si può discutere su chi abbia effettivamente meritato. Non credo ci sia neanche da parlarne. Mukoko doppietta. Che cavolo, quando gioca Mukoko gioca bene, sa cosa fa, è un signor giocatore. E è stata una gran partita, che è vero. Perché Tanganga era stanco. Prima viene la squadra, era stanco e ho voluto preservarlo per le prossime partite. Mamma mia, che ansia. Che ansia. Allen è 87. Wow. Veramente wow. 87, si inizia a intravedere un potenziale. Cioè un potenziale, una forza interessante. Parma-Sampdoria, facciamo l'ultima. Si può fare. Loro stanno sedicesimi. Allora,
dovessimo vincere, perché abbiamo una partita in meno, scavalcheremo Lazio-Inter. Che è successo? Ah no, volevo dire Serie A, io posso? Lazio-Inter e Napoli. No, Napoli deve ancora giocare. No, tutte quante le superiamo, tranne il Napoli che deve ancora giocare. Ed è contro la Juventus. Non è scontato che le Napoli vinca. Però prima dobbiamo vincere noi. E non è scontato. Allora, io porterei sto punto. Scusatemi, ma... Io Miretti me lo porto. Però al posto di chi? Di un terzino, raga. Piuttosto faccio giocare i terzini tutta la partita e mi tengo un Miretti per un Camavinga che magari, cioè, è stanco, molto stanco, e lo faccio un po' recuperare quantomeno. Comunque Parma-Sampdoria, Sampdoria che sta a 3 punti, Parma che sta a 9 punti, siamo quinti in classifica e con una vittoria potremmo aprire scenari interessanti, ed è quello che vorrei fare onestamente, quindi diamoci una mossa e proviamo a farlo. Partita che promette di tenerci Chiesa, niente. Zaccaria. Ma che squadre, che cos'è? Sta mozzarella morta proprio. Che tristezza, Zaccaria, però. Fatelo Dio. Mamma mia, veramente, oh. Ma veramente, mamma mia. Un passaggio terribile. Fermata benissimo dal difensore. Mukoko. Non ho capito male, c'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. L'arbitro ha concesso un calcio di rigore alla Juventus. Grazie. Ma porca. Ma come hanno gettato? Ma che sfiga, oh. Juventus che non fa gol. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Non può fallire, attenzione. Mamma mia. Salva tutto. Abbiamo rischiato qua. Buona la palla di Mukoko. Sì, però, ma raga, dai, da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. I due gol messi a segno nell'ultima partita lo indicano ovviamente come il pericolo numero uno per la difesa di oggi. Azione insistita della Samp. Tentativo di cross. Nostra, nostra, nostra. Si ripartirà dunque con la rimessa del portiere. Sampdoria, non è scarsa, mettiamola così. Mi chiedono la linea. Guarda Mukoko. Che palletta. Ma perché di testa? Ma perché hanno sta fissa di darci di testa per forza? Hanno sta fissa veramente che fa venire vomito, i colati di vomito una certa. Chiesa? No! Non ci credo. Vabbè dai, ci siamo, ci siamo. Calcio d'angolo, Allen. Per Chiesa di testa che comunque ci arriva. Ed è già una notizia che ci arrivi. Tanganga. Allen, guarda Mukoko. Che spettacolo. Che spettacolo Mukoko. Mezza rovesciata. Ma che gli vuoi dire a Mukoko? Ma che gli vuoi dire a Mukoko? Su. Basta, dagli la palla. Lui te la trasforma in oro. Il giusto passaggio Mukoko è letale. Bello. 1-0. La sblocca Yusufa Mukoko. Siamo avanti. E chissà se una possibile vittoria ci possa dare. Vabbè, vuol dire, ci possa dare il primo posto provvisorio. Allen. No. Non so che effetto abbia preso, ma va bene. Ancora Camavinga. Chiesa non ci arriva. No Mendes. Palla al piede. No, vabbè, Mukoko che si stava per fare la rovesciata è poesia. Ci sono novità che riguardano la partita. È poesia. Prima rete del match per la gol della Juve. In gol il serbo Dusan. Siamo in vantaggio al momento. Come fa a essere fallo per la Samp? No, vabbè, non ci siamo, raga, è impossibile. Mi stanno pigliando palesemente per i fondelli. Vabbè, poco male. La riconquistiamo. Sostengono la manovra qui. Chiesa, no! No, Chiesa. No, Chiesa. Al momento siamo primi in classifica con la vittoria della Juve. Al momento sì. Non sarebbe una brutta cosa, onestamente. Mi farebbe tanto piacere. Dopo un inizio abbastanza difficile di campionato, con qualche
passo falso, con un passo falso in realtà, però abbastanza così, demoralizzante. Siamo un po' ripresi quantomeno. Provo a recuperare palla col press. Che succede? Ho fatto vedere la tifoseria così a caso, giusto per parlare. Mukoko, guarda Chiesa, vabbè, Nuno Mendes. Manovrano elegantemente Nuno. Con questa serie di passaggi. No, non ci credo. Grande tackle difensivo. Non ci credo. Camavinga cerca il lancio lungo. Allen. No, vabbè. Intervento importante col tuffo. Non riusciamo a chiudere questa partita, e che mi dà molta ansia. Il corner di Camavinga. Finisce qui la Zaccaria è tua. Monta calmo. Pallone invitante. Zaccaria. Balagna campo. Chiesa. Chiesa. Sì, vabbè. Tuffo, sostituzione della Samp. Camavinga. Per Chiesa di testa. No. Non è nostra. Allora. Chiesa un po' stanco. Kvara. Paeta. Mettiamo Ilic. Zaccaria un po' stanco. Camara. Sule. E per il resto lascerei così. Non all'altezza. Lascerei così. Entra Ilic. Entrano giocatori interessanti. Entra Kvara. Su tutti. Ci sono novità intanto per la partita che riguarda il Bologna. Sentiamo. È arrivata la seconda rete per il Bologna. Punteggio che ora è sul 2-0 quando siamo al 65esimo. No. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Mamma mia che intervento. Mukoko. Mukoko di testa. Vara. Possibilità della ripartenza. Guarda Sule. Buonissima la palla per Sule. Sule allo scatto bruciante. Sule. No. No. Mancava l'ultima cosa da fare, cioè il tiro in porta. Nuno. Per Ilic. Niente, c'è il portiere che ha deciso che più di un gol non può subire. Crossa nel mezzo. Spazza via questa palla. Camara ci prova. E c'è il gol. Un tiro pazzesco. Nulla da fare per il portiere. Ma che... ci provo. Vabbè, ci provo. Ha funzionato. Una conclusione che rivediamolo. Stop meraviglioso. Previsione gol 0. Bello. Porca miseria, che saracca. Camara, sto tiro improvviso che non mi aspettavo manco nei miei migliori sogni bagnati. Mukoko. Portiere che blocca. Che presa del portiere. Mi ha sorpreso Camara, mi ha scioccato in positivo, parliamone però. Mi ha scioccato. Bravissimo. Cerca il tiro. Si oppone al tiro, ma non è. Cos'è sta roba? Ilic, doveva essere un tiro in porta questo nel caso. Dimmi di no. Io ho cliccato il tiro, però dimmi che hai fatto di testa tua e non era un tiro, era un passaggio. Può far male da lì. Ilic. Nuno Mendes fa tutto lui, fa tutto lui. Che giocatore pure questo. Ragazzi, che partita. Che panchina che abbiamo. A parte gli scherzi, Questa l'ha vinta la panchina, l'ha chiusa la panchina, più che altro, sta partita. Clamoroso. Un altro clean sheet non sarebbe una brutta idea. Bravissimo. Vamos, altri 3 punti che forse ci portano al primo posto. Forse, perché non so se il Napoli alla fine ha pareggiato, ha perso, ha vinto, non ne ho idea. Però intanto, quantomeno, sapere che siamo pronti e ci siamo. Il Napoli ha perso 2-0. Molto, molto bene. Molto bene, veramente. Siamo primi in classifica ufficialmente. È stata una gran partita da parte nostra, ovviamente. Non posso parlare per gli avversari.
il punteggio è troppo severo? No, non è vero niente, assolutamente. Cioè, Murru tra i migliori? Ma era il portiere? No, Mele era il portiere. Ma che cazzo? Non è vero che Murru era il migliore in campo. Il portiere è uno dei migliori in campo della Sampdoria. Ok, allora siamo primi in classifica. Bologna secondo. Così, de botto. Ah, la prossima volta abbiamo anche l'Inter. Hai capito l'Inter? Che c'è Miretti? Può giocare Miretti contro l'Inter? Da buon juventino sente la rivalità. Allora, a parte che abbiamo ancora 121 milioni, nel caso gennaio vediamo cosa riusciamo a fare. Prossima volta, Inter, Slavia Praga, cos'è che è? Non mi ricordo. Lecce, Sassuolo, Rangers. Ne farei almeno 5, vediamo quanto riusciamo a fare, perché mi devo velocizzare. Perché mi arriva il nuovo il 29, e se faccio un episodio tutti i giorni, bene o male, magari un giorno non lo faccio per dire, però se quasi tutti i giorni faccio un episodio da tipo 5 partite, 4, 5, 6 partite, tranquillamente per il 28 dovremmo aver finito di logica. Poi dipende anche dalla Champions, quanto andiamo avanti, ovviamente, però staremo a vedere. Ragazzi, vi ringrazio molto a questo punto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!